capito, è molto facilitato perché la notizia di ciò che è già stato detto mi risparmia di dire molte cose. Io vorrei portare però un germe di riflessione su un altro piano, e cioè sull'importanza formativa del pensiero, della parola, dello stile di vita e anche dell'esperienza che Panik racconta di sé. Io ho cominciato a introdurre la parola di Panik, il pensiero di Panik, in alcuni laboratori qui a Roma 3, laboratori della laurea specialistica nel 2004. E ho notato che l'elemento, per dirla insomma con Pierre Hadot, l'elemento psicagogico della parola di Panik era molto importante, efficace e arrivava con grande potenza e intensità ai ragazzi. E sono stata così entusiasmata da questa esperienza e dall'entusiasmo che Panik portava in queste tristi aule, che ho pensato di estendere questa esperienza anche ad altri contesti formativi nei quali io lavoro da molti anni. Io sono coordinatore degli operatori di una casa famiglia per bambine e ragazze in difficoltà, una casa francescana, pur essendo io laica, e ho cominciato una casa francescana che accoglie bambine dai 6, ragazze dai 6 ai 15 anni ogni provenienza di varie culture, lingue, religioni, e ho iniziato a proporre testi ma anche molti contributi video e audio di Panik che sono particolarmente efficaci non solo alle ragazze che in questa casa famiglia si trovano ma anche agli operatori. Io coordino gli operatori, quindi ho cercato di formare gli operatori attraverso Panik e anche di portare una luce diversa alle ragazze, alle bambine che sono in questo contesto, che può essere anche un contesto che è un contesto anche molto triste e malinconico, in cui spesso si ha l'impressione di entrare, per dare un'immagine appunto visiva, in un quadro di Dürer, no? La malinconia, quel quadro famoso, la malinconia 1, in cui c'è una figura seduta con la testa reclinata, appoggiata sulla mano, e tutto intorno sparsi e dispersi gli elementi del fare e il mondo, un mondo disordinato. E questi luoghi, che spesso sono molto malinconici, in queste comunità che sono spesso molto malinconiche, il pensiero, l'esperienza, la parola di Panik ha portato anche in questo caso luce e gioia soprattutto. E ho scoperto un'altra cosa, che nonostante siano estremamente difficili le cose che dice Panik e che vive Panik e che propone Panik, i bambini le capiscono molto facilmente. E anzi, credo che sia molto importante avvicinare proprio i bambini a queste cose, perché quando sono già questi giuggioloni qui non c'è quasi più niente da fare, li abbiamo già rovinati, e invece i bambini reagiscono in modo splendido. Ad esempio, per dirne soltanto una, insegnare e loro imparare le regole del dialogo. Le regole del dialogo apparentemente sono così naturali e semplici che le dovremmo rispettare tutti. Quando mai noi adulti invece rispettiamo le regole del dialogo? Ascoltiamo l'altro fino in fondo, accogliamo quello che l'altro dice come un dono? Non succede mai questo, no? E quindi perché? Probabilmente perché se non si impara da molto giovani non si impara più. E perché prevale questo spirito oppositivo, no? Di cui abbiamo parlato. Questo spirito oppositivo, prevaricatore e totalitario che si oppone ad ogni dialogo e ad ogni anche percorso di pacificazione, no, tra le persone. Ora immaginate in questa casa famiglia in cui ci sono cristiani, musulmani, indù, buddhisti, c'è di tutto. Già solo la questione del nome con cui pronunciare
ciascuna cultura il proprio Dio, è un problema, è un grande problema. Questo lo diceva anche Meister Eckhart, no? Il nome di Dio è un nome che non ha nome, o è un nome che viene nominato nella nominazione di tutte le cose, no? Allora, in questo contesto in cui esistono tanti nomi di Dio, non farne prevalere nessuno, ma metterli insieme in modo non relativistico, ma relativo, come si è detto così bene, è un insegnamento molto importante, e queste bambine lo acquisiscono molto presto. Però non voglio rubare tempo e voglio appunto dire due o tre cose soltanto. Una cosa che ho notato molto benefica, molto nutriente, è proporre degli strumenti non ordinari di comprensione del mondo. Gli strumenti ordinari di comprensione del mondo impediscono, sono, ottundono la cognizione e impediscono la comprensione. Gli strumenti non ordinari, che invece nel pensiero, nell'esperienza di Panikkar sono così frequenti, anzi, tutto ciò che Panikkar dice e fa mi sembra non ordinario, no? Ecco, gli strumenti non ordinari sono psicagogici e sono terapeutici, nel senso chiaramente non del paradigma terapeutico, ma nel senso della terapia filosofica, sono terapeutici perché consentono di comprendere la realtà in modo più sfaccettato, più relativo, più vasto, più vario, più profondo, e consentono anche di recuperare quella che Panikkar chiama la seconda innocenza, no? Non la prima innocenza, quella è perduta per sempre, il paradiso l'abbiamo perduto, no? Ma invece la seconda innocenza, dice Panikkar, si può recuperare se accettiamo la condizione umana di perdita dell'innocenza senza voler tornare indietro, e se guardiamo le cose con stupore, no? Si è già detto, con meraviglia, come per la prima volta. Giacomo Marramao, in una intervista proprio sulle pratiche filosofiche, sulla consulenza filosofica, qualche anno fa disse una cosa che condivido molto. Ciò che occorre è il reincanto del mondo, no? Il mondo disincantato della scienza, della conoscenza formale, della matematica anche, no? Il mondo espresso in termini matematici, quello di Galileo e di Cartesio, dice Panikkar, è una bestemmia. È certo che poi serve anche quello, no? Ma non può essere il modo di vedere il mondo. Allora, questa seconda innocenza che si fonda, si radica nella consapevolezza della perdita della prima innocenza, di quella prima del peccato di conoscenza, di quella prima del peccato del discernimento del bene e del male, del vero e del falso. Ecco, questa innocenza si può recuperare appunto nel conoscere con meraviglia e senza giudicare.